scoprire il tuo vicino di ombrellone, la tua ragazza o la tua nonna, ecco 15 curiosità estive per fare il figo con le altre persone. E se anche tu spi la zia mentre si cambia nella cabina, non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram. Che figo e sigla! Ah, abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello! Com'è bello sognare abbracciato con te. Ah, sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine. In media un uomo su 400 sa praticarsi l'autopompa, che non è quella dei pompieri. Quindi tra di voi che siete più di 40.000, in 100 sanno farlo. Esci le tue doti da campione, ovviamente nei commenti. Secondo Shanna Swan, epidemiologa newyorkese, l'inquinamento atmosferico sarebbe la vera causa della riduzione delle dimensioni del becco degli uomini. Eh sì, si sta accorciando, soprattutto alle persone che vivono nelle città molto inquinate. Quindi a questo punto vale il detto, tra un milanese e un fiorentino scegli sempre il contadino. Il caldo non aiuta a farlo, nonostante la zia in topless al mare e le numerose avventure raccontate sulle estate bollenti, sembra che il caldo uccida il desiderio nelle persone. E lo sai cos'altro uccide la libido e la tua proboscide? Il fumo. Infatti il vizio del fumo può accorciare di 1-2 cm il tuo coso. E se lo sommi al problema dell'inquinamento del punto precedente, quelle cose si fanno serie. Serissime. L'affare più lungo al mondo apparterrebbe a Roberto Esquivel Cobrera, un messicano che avrebbe un coso di 48 cm. Alcuni medici sostengono che quella sia tutta pelle, altri invece che sia tutto vero, documentando il tutto con delle immagini. In questo caso l'immagine che stai vedendo non è la Florida vista dal satellite, quindi trae le tue conclusioni. Che sia vero o meno, pare che questa cosa abbia portato l'uomo a vivere una vita in solitudine. Il cugino di Cabrera, Wesley Warren, è stato l'uomo con i maroni più grossi al mondo. Infatti pesavano ben 60 kg. Io non so dove li mettesse questi 60 kg. Comunque, purtroppo Wesley ci ha abbandonati a 51 anni per una complicazione legata al diabete. Un uomo può venire anche solo facendo attività fisica. Questo fenomeno si chiama coregasm e se vuoi provare l'esperienza di venire davanti a tutti in palestra, sono consigliati anche alcuni esercizi, ad esempio climbing, squat, sollevamento pesi e anche lo spinning. Questo argomento comunque è interessante, ci potrei fare un video sopra. Ogni anno 1000 uomini americani muoiono a causa di asfissia durante il rapporto. Questo a causa dell'abitudine di stringere troppo forte il collo durante il rapporto. Lo spermageddon è un fenomeno secondo il quale nel 2045 molte coppie che desidereranno avere una prole dovranno ricorrere a tecniche di gravidanza assistita a causa dell'aumento dell'infertilità sia maschile che femminile dovuta all'inquinamento. Un cucchiaio da tè del tuo gran finale, vabbè, hai capito di cosa sto parlando, contiene 7 calorie. Di la verità che lo assaggi, alla fine poi non è così male. Schizzare non è sempre buon segno, di solito meno il liquido è denso e più il gran finale sarà schizzoso. Ma se ciò che produci ha spesso una consistenza liquida, potrebbe essere segno di una bassa concentrazione di spermini. E questo è anche un altro falso mito dei film per adulti. Se non lo usi, si accorcia. Esatto, il tuo coso non è altro che una spugna di sangue che devi mantenere ben allenata ed elastica. Infatti, il suo inutilizzo può ridurne le dimensioni di 1-2 cm, che unito al problema dell'inquinamento e del fumo, addio, non te lo trovi più in mezzo alle gambe. Un uomo spara in media 7.000 volte in tutta la sua vita. Non tieni il conto? Male. Difatti c'è anche un forte legame tra venute e il rischio di patologie alla prostata. Insomma, la miglior cosa da fare è utilizzarlo. Bartolomeo Colleoni era talmente ossessionato dagli zebedei da averne addirittura 3. Sì, 3. Il condottiero bergamasco del 400 li fece mettere anche nello stemma nobiliare, al posto dei gigli. E tutte le volte che caricava in battaglia un nemico urlava "Coglia!", ovvero coglioni, non ho parole. Vabbè, un genio.
Il 18% delle donne, una su 5, preferiscono che sia lui a venire per primo, perché trovano la situazione più eccitante. Il 53,5% non hanno alcuna preferenza, mentre il restante 28% vogliono provare piacere per prime. Tu ci fai caso? Sei cornuto? L'aggettivo cornuto deriva dal maschio della capra, detto anche becco, vista la disinvoltura con cui la capretta cambia spesso il partner. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio, link in descrizione. Qua troverai tutto ciò che non pubblico su altre piattaforme. Inoltre potrai parlare con me liberamente, senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist, cosa vuoi di più? A questo punto ragazzi ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!